Seconda domanda, la velocità finale con cui gli elettroni giungono all'anodo e stabilisci se è una velocità relativistica. Il moto degli elettroni è un moto rettilineo uniformemente accelerato. Perché uniformemente? Perché la forza elettrica è costante. Infatti è il prodotto della carica dell'elettrone per il campo, che sono entrambe quantità fisse non variabili. Quindi una forza di valore costante produce come conseguenza un'accelerazione di valore costante. Un'accelerazione costante vuol dire moto rettilineo uniformemente accelerato, che è descritto da due formule, una per l'accelerazione e una per lo spazio percorso. La formula per l'accelerazione è la definizione, variazione di velocità nel tempo. Immaginando che il cronometro parta sempre dal valore 0, il tempo è semplicemente t e rappresenta il tempo di viaggio degli elettroni dal catodo all'anodo. La variazione di velocità invece è la velocità finale all'anodo meno la velocità iniziale al catodo, che abbiamo detto prima è 0, perché gli elettroni sono prodotti praticamente da fermi. Noi vogliamo ricavare la velocità finale, questa è la nostra incognita, quindi V, formula inversa, V0 più AT. Sarebbe V0 meno AT se il moto, anziché essere accelerato, fosse frenato, cioè rallentato. V0 lo togliamo perché abbiamo detto che gli elettroni partono da fermi, quindi la velocità finale sarà data semplicemente dal prodotto accelerazione-tempo di viaggio. Noi però non conosciamo il tempo di viaggio degli elettroni dal catodo all'anodo, ma lo possiamo trovare dalla seconda formula del moto rettilineo uniformemente accelerato, la formula dello spazio percorso, che si può dimostrare essere V0t più o meno, a seconda che gli elettroni accelerino o frenino, qui più, perché accelerano, più un mezzo atti alla seconda. Anche qui togliamo V0 e sostituiamo allo spazio percorso 10 cm, cioè 0,10 metri. Ricaviamo quindi il tempo di viaggio con la formula inversa, t uguale 2 per 10 cm diviso a sotto radice, 2 delta s diviso a, 2 per 0,10 metri, l'accelerazione l'abbiamo calcolata prima, il risultato viene espresso in secondi, perché secondi quadrati sotto radice, e questo risultato è circa 1,5 per 10 alla meno 8 secondi, cioè 15 miliardesimi di secondo, 15 nanosecondi. È un tempo estremamente breve, ma del resto gli elettroni vanno veloci e devono percorrere soltanto 10 cm, quindi è un valore ragionevole. Questo tempo di viaggio lo vado a sostituire qui nella formula della velocità, che quindi diventa accelerazione tempo, accelerazione questo valore, il tempo di viaggio l'abbiamo appena calcolato e la velocità risulta di 13 milioni di metri al secondo, che possiamo anche scrivere come 1,3 per 10 alla 7 metri al secondo. Dobbiamo adesso confrontare questa velocità degli elettroni con la velocità della luce nel vuoto, 3 per 10 alla 8 metri al secondo, che possiamo anche scrivere 30 per 10 alla 7 metri al secondo, in modo da fare meglio il confronto portando entrambe le velocità espresse in 10 alla 7. Il confronto tra queste due velocità lo facciamo attraverso il rapporto V su C, quindi gli elettroni arrivano con questa velocità all'anodo, 1,3 per 10 alla 7, confrontiamo con 30 per 10 alla 7 velocità della luce nel vuoto, metri al secondo si semplifica, risultato 0,04, cioè 4%, vuol dire che gli elettroni hanno una velocità non relativistica, perché il 4% della velocità della luce è abbastanza bassa. Quindi è vero che gli elettroni non sono relativistici? Sì, è vero, perché la loro velocità all'anodo è molto minore di C. Diciamo che gli effetti relativistici cominciano a rendersi visibili e a manifestarsi almeno sopra a un 10% nel rapporto V su C.